Allora noi facciamo una ripresa, quindi qua vedo che ci sono dei minori, i minori hanno i genitori? Autorizziamo, va su YouTube. Ok, autorizziamo? No, perché ci piace lasciare traccia di quello che facciamo. Io mi presento, sono Avvise Manni, il presidente del Centro Studi Civitanovesi, e porto i saluti anche dell'altro club che ha organizzato con noi questa iniziativa, l'Anna Maria Vecchiarelli, presidentessa, che purtroppo oggi non può esserci, dell'Archeo Club di Civitanova Marche, e poi abbiamo anche un'altra associazione di Ancona, l'Accademia di Oplologia e Militaria, un nome un po' complesso, oplologia vuol dire la scienza delle armi, cioè un gruppo che studia dal punto di vista scientifico le armi antiche. Prego, prego, abbiamo appena iniziato. Qui avremo anche delle riproduzioni di armi antiche, questo è un plagio romano, ma ci dirà tutto il nostro relatore. Dicevo, questa accademia sono quelli che si vestono da soldati, da napoleonici, da soldati romani, quindi rievocano la storia, sono quelli che ci aiutano con l'archeologia sperimentale a rievocare, a rianimare periodi storici passati. Ci abbiamo il nostro cameraman Luca Marini, che mi ricordava che l'ultima volta che abbiamo tenuto una conferenza qui, io ho detto, ma sarà qualche anno fa, prima del Covid, erano già 8 anni fa, facevamo una conferenza sul trabaccolo, quindi un argomento marinaro. Oggi il dottor Nazareno Graziosi di Monte Giorgio, giusto? Dell'oro. Dell'oro, abita all'oro, vive a Monte Giorgio. Nazareno Graziosi, ex veterinario, che da molti anni studia la storia locale, quello di cui noi siamo orgogliosi e siamo appassionati, e ci parlerà l'Adriatico e civiltà preromane. Preromane vuol dire prima dei romani. Intanto a tutti è stato distribuito questo piccolo Deplian, benvenuto, perché io abito a Civitanova, il 29 giugno era la festa di San Paolo e San Pietro anche, San Paolo è la parrocchia di Civitanova, allora il parroco Don Francesco mi ha commissionato di rifare il Deplian, che era terminato, è vero, ormai di qualche anno fa, per quanto riguarda l'insigne collegiata. Quindi quando voi vorrete fare un salto anche a Civitanova per vedere questa collegiata, troverete o me che sabato sera dalle 21 alle 23 spiego i tesori della nostra collegiata, ci sono ben 40 punti di interesse dentro la chiesa, uno non pensa, non è il Duomo di Fermo, qui abbiamo anche il professor Marco Roturno di Fermo, però è comunque un qualcosa di molto interessante, e dicevo, troverete o il Deplan o qualcuno che vi spiega. Io ho addestrato alcuni colleghi che in maniera volontaria il sabato sera, sia in luglio che in agosto, dalle 21 alle 23 terranno aperta la struttura. Ma torniamo a Nazareno. Allora, Nazareno lo conosco da molti anni, c'è tutto questo sottobosco di studiosi che spesso non sono riconosciuti dall'accademia, diciamo, ufficiale, per accademia intendiamo gli istituti di ricerca scientifici istituzionali e o le università, che stanno studiando in maniera approfondita la storia locale, quindi siamo noi quelli che conosciamo il dettaglio, l'evento. Per esempio ieri c'è stata la revocazione a Civitanova Alta, non so quanti di voi lo sapevano, purtroppo era un'edizione zero, dopo molti anni che non c'era il vecchio battaglione, io non pronuncio molto bene il dialetto, però il battaglione, che c'è stato 20 anni fa per qualche edizione, e siamo ripartiti da un fatto storico che qualcuno ha criticato, però hanno criticato gli ignoranti, gli insipienti, cioè quelli che non conoscono la storia. Io ho suggerito come studioso di rievocare lo gran guasto dell'Oporto, poi andiamo alla nostra conferenza perché partiamo dal porto, dal mare. Lo gran guasto dell'Oporto, settembre 1292, Fermo e i suoi alleati, tra cui purtroppo Montecosaro e Morovalle, i nostri vicini, si mettono d'accordo per distruggere Civitanova. Fermo aveva la velleità di dover avere il predominio assoluto sulla costa, e ritorniamo qua al porto, dal Tronto, e anche Ascoli non aveva l'approdo al porto, al mare, perché c'era Fermo che lo teneva nelle retrovie, fino al Potenza, poi c'era Ancona sopra, quindi non poteva e non voleva andare contro il grande comune e poi Repubblica Marinara d'Ancona. Però Civitanova dava fastidio, perché Civitanova aveva un approdo piccolo, però ce l'aveva, fra il Chienti e Potenza, chiaramente. Quindi Fermo mette insieme un esercito e nel settembre del 1292, alla fine del XIII secolo,
invade la terra di Civitanova. Lo gran guasto, guasto vuol dire distruzione. Chi di voi ha fatto il militare forse è stato nei guastatori. I guastatori sono quelli che devono eliminare le infrastrutture, i ponti, le linee telefoniche, telegrafiche, no? Per agevolare l'avanzata delle proprie truppe e ostacolare quelle del nemico. Allora, per 8 giorni i civitanovesi, che si erano asserragliati a Civitanova Alta, è quello che abbiamo rievocato ieri, io ero il podestà, sono stato 6 ore con un robone di velluto, tutto, sono perso 2 chili ieri, e dicevo, si sono asserragliati nelle mura e hanno guardato impotenti queste truppe che scorazzavano a piedi e a cavallo e hanno distrutto tutto. Il testo latino che ci riporta il nostro buon Marangoni, 1743, uno studioso del Settecento, dice che, lo traduco perché il latino è molto preciso, però io ve lo dico, hanno distrutto tutti i casolari, le poche case in campagna che c'erano. Vi ricordo che nel 1292 nessuno abitava al porto, solo qualche soldato che presidiava quello che oggi è Palazzo Sforza, la fortezza. La fortezza faceva da fortezza, magazzino e dogana. Poi c'era il prete a San Marone, rinchiuso nella fortezza chiesa di San Marone, e poi nessun altro. I pescatori alla sera tornavano a Civitanova Alta, i contadini dalle campagne con il suono dell'Ave Maria ritornavano su e poi il mattino dopo, presto, scendevano per la strada Carrareccia, eccetera, che era anche la strada della Sciabica, come si dice, e andavano a coltivare i campi o a pescare. Dicevo, i fermani per otto giorni distruggono la chiesa di San Marone, ma la reliquia era stata portata preventivamente in salvo dentro le mura a Civitanova Alta. Se no facevano come a Sant'Elpidio a Mare, che portarono io la sacra spina, giusto Marco? Sì, esatto. E la portarono nel Duomo di Fermo, dove ancora oggi Sant'Elpidio a Mare non c'è più la sacra spina. Illecitamente. Certamente. È condonato ormai, però, dopo un po' di secoli. Hanno distrutto tutti gli alberi da frutta e il Marangoni dice i fichi, le mele, le viti, le vigne, gli olivi, anche i noci, specifica anche gli alberi di noci. Poi tutti i magazzini, tutti i casolari, i mulini, i frantoi, la chiesa, però la reliquia no, e poi le torri e la fortezza. Quindi hanno fatto piazza pulita, ferro e fuoco, insomma, tabula rasa, come si dice in latino. Ma le mura non sono riuscite ad attaccarle, ma la città non l'hanno distrutta, quindi sono morti i pochi che non hanno trovato rifugio dentro le mura. Poi, una domanda, no? Sì, poi dopo 8 giorni se ne sono tornati ognuno nelle proprie case e Civitanova ci ha messo tempo per riprendersi dallo gran guasto. Per fortuna hanno fatto subito un'istanza al Papa e qualche anno dopo il Papa ha riconosciuto l'illegittimità della pretesa di Fermo, che volevano essere i padroni di Fermo, qua c'è solo un fermano ma è un amico, poi sono passati tanti anni, e il Papa ha costretto il comune di Fermo a dare un risarcimento qualche anno dopo. Non mi ricordo adesso esattamente quanti anni dopo. Quindi questo è quello che abbiamo revocato ieri. Oggi partiamo sempre per parlare di Adriatico e Civitanova preromane. Marco, la domanda la fai subito? La vorrei fare subito, sì. Intanto i fermani hanno tentato anche di assaltare San Ginesio senza successo. Sì, la Fornarina è una revocazione, esatto, che ricorda questo. No, ma a proposito, controllando le date, nel 1267 era stato creato il porto di Fermo, oggi Porto San Giorgio, ma quello era stato voluto da Venezia. Sì, infatti Rocca Tiepolo, ecco, quindi i rampanti veneziani venivano a fare il podestà di Fermo nonché comandante del porto e poi diventavano, sì, perché Porto San Giorgio si chiamava il porto di Fermo, ecco, era fino al 1808. Mi chiedo se questa come dire, tentata egemonia non fosse suggerita proprio da Venezia, perché i veneziani comandavano. Venezia col famoso divide ed impera, cioè dividi e comanda, non volevano certamente che i comuni marchigiani stessero fra di loro. Nel Medioevo la litigiosità aveva livelli altissimi, quindi noi litigavamo per il confine occidentale, poi iniziamo con Nazareno, se no torna a Monte Giorgio, per il confine occidentale con Monte Cosaro, che però era piccola cosa, insomma, poi col confine nord con Monte Santo, Potenza Vicina, e a sud con Sant'Elpidio e qualche volta insieme contro Fermo. Fermo contro tutti, chiaramente. E il porto di Civitanova dava fastidio. Ricordiamoci, e concludo veramente, che voi sapete tutti che questo porto è stato costruito, come recita una lapide qua all'inizio del molo, nel 1932, comunque negli anni del fascismo. Si sono fatti tanti tentativi di fare degli approdi, ma non c'è mai stata un'insenatura naturale, quindi i romani avevano probabilmente il loro porto alla foce del Chienti,
po' dentro il Chienti che era navigabile, c'erano delle porticcioli, delle banchise di legno, degli ormeggi sul lato nord, quello civitanovese, non quello di Sant'Elpidio. E quindi quando si intende porto si intende uno scalo, perché le barche, le navi grosse lasciavano il carico o su altre barche più piccole che arrivavano a riva, come le lancette che poi venivano issate sulla riva con degli argani, oppure il carico che poteva galleggiare, penso al legname, lo buttavano a 100 metri dalla costa nel mare e piano piano le onde lo portavano sulla spiaggia e poi veniva immagazzinato e passava la quarantena e alla fortezza che ora è Palazzo Sforza. Ma lasciamo la parola, e ho parlato anche troppo, Adriano, che è Civitta Preromana, al Nazareno Graziosi, un applauso di tutta la famiglia. Ci sarebbero molte cose da dire, io ho un'aggiunta alla lunga illustrazione che ha fatto l'amico Alvise. C'è da considerare anche un'altra cosa, perché non va visto soltanto un periodo della storia, va visto un pochettino più a lungo. E dobbiamo tornare anche a quelli di San Claudio, glielo ho detto, alla donazione di Pipino. La donazione di Pipino hanno voluto portare come una questione della Chiesa che ha fatto casino, eccetera. Invece non è vero niente, è stata fatta veramente la donazione di Pipino, mi sembra 876 che è stata fatta, che Pipino non poteva non sapere quello che succedeva a Carlo Martello con la guerra che stava a fare i marocchini in Spagna. Per cui ha fatto questo, ormai c'era lo spasso generale, l'Italia non era più Italia, era popolo da invadere da chiunque volesse, che ha fatto da Ravenna fino a Fermo, ha fatto le donazioni a Pentapoli, tutto quanto di così, e la cosa Fermo, se andate a vedere, è importante perché lì parte Pompeo Magno, ma più di Pompeo Magno conta il padre Strabone, che questo Strabone addirittura pare che Fermo già avesse, secondo qualcuno, 6 legioni a disposizione, secondo qualcun altro 10 legioni, comunque parecchi. Quando Aspri si è ribellato a Roma, non ha riconquistato mica Roma, ha riconquistato il padre di Carlo Pompeo Magno. E quindi c'era questa possibilità, e anche sui diti il Magini, che è un ottimo scrittore, un pochettino di tutto, quello lo dice, che Fermo era una città grandissima e potente, e al vescovo di Fermo, dice, dovevano obbedienza a tutti i vescovi delle Marche, compresi gli arcivescovi, per cui vanno contestualizzati, queste cose sono veramente vere, quindi una potenza. Guarda, guarda, guarda la telecamera, perché io mi metto di qua, se tu guardi me così la telecamera, scusate, in palo. E quindi era importantissimo Fermo. D'altra parte, di Pompeo Strabone, io sono andato a cercare a lungo, non saprò cercare, ma ho trovato una sola statua, un busto anzi, di Pompeo Strabone. L'ho trovato a Lodi, perché questo Pompeo Strabone è diventato anche console dopo, e quando è diventato console ha fatto la Lex Pompeia, che diceva che essenzialmente le nuove colonie non potevano essere date in uso a cani e porci, dovevano rimanere a quelli che c'erano, e quindi quelli di Lodi, ma parliamo da Aquileia a Asti, lui ha fatto tutto quanto questo bene, poi è diventato importante. Erano gente importante, ma tutto quanto dipende dall'importanza del Piceno antico. Il Piceno antico, voi vedete, il Piceno è stata l'ultima regione conquistata dai Romani. Però, perché nel 296, Piceno sarebbero le Marche, mi raccomando, Piceno, devi sempre Piceno le Marche, e non date troppo retta a quelli che vi dicono che il Piceno cominciava da Lesino, perché quando addirittura anche recentemente, abbiamo visto i più semplici, due o tre anni fa, parlavamo sempre con Nando e con Simonetta, sono quelli che mandano avanti la rucola come rivista del Maggiorato, sulla quale scrivo pure io, mi albergano spesso e volentieri, e lì diceva: ma se Cesare
Lì ha fatto aria, sede aria, sede la spada è gettata, e la palla il gioco è gettato quando è cominciato, stava su Rubicone. Il Rubicone aria gli altri, l'hanno gettato. E lì effettivamente il Rubicone era l'inizio. Ma com'è che non si trova una prova? Com'è che non si trova una prova? C'è Tito Livio che dice Aviminum nel Figeno. Quindi perché lo porti con l'esino? C'è una voglia di sminuire le Marche e di dargli poca importanza. Io qui come primo luci l'ho riportato sia questo che rimessa sul logo, sull'invito, che la fotografia. Non è, io non sono uno che ha molte fotografie, però volevo fare una furgosa per Nara Locandina e ho preso l'Annibal Caro. Questo librone qui, che pesa 7,5 kg, l'ho trovato per caso sul mercatino. Ed è l'Eneide del Bologna, che è famosissima in giro. E questo perché serviva a vedere tutta quanta la questione? Vai avanti che vediamo. Devo andare avanti con la freccia? Cerchiamo due ingegneri, uno prende, uno... E lì? Si vede, qua si vede perché c'è un po' di luce. Annibal Caro, perché Annibal Caro non lo pigliano in considerazione questi? Annibal Caro è Civitanova, Civitanova nel 66 e 1507, il Mone nel 568. 67. Non lo vedo bene. E ne sono 12 libri in teoria, che va bene, lasciamo perdere le cose, non arrivo, questo Virgilio ci lavorò per 10 anni a fare questa idea, ci prende 10 anni e poi la fece in ossequio a Ottaviano Augusto. E questa tutta quanta per glorificare Ottaviano e la Roma da allora. Però non abbandona le storie, le leggende, i miti, le tradizioni e nemmeno l'importanza dei territori locali. Vai avanti. Prendi in considerazione, questo è un altro studio. A me è successo tutto quanto per sbaglio, perché effettivamente lì ero anche responsabile del servizio veterinario, del Dipartimento di Prevenzione di Fermo, cioè un pochettino con queste robe di queste malattie. E allora che vedevano tutti quanti sti cosi, sti libri, quando compiono la studia di Figeni, vedi il libro settimo dell'Eneide, io ho fatto il classico, il libro dell'Eneide ce l'avevo ancora, la sera apro il libro dell'Eneide e vado a leggere questo libro settimo. C'era scritto tutto, meno che niente di interessante per il Figeni, ma con me come non è. La mattina mi sveglio, vado subito a vedere, pensi, uno che pensa, saltato qualche pagina, che pensi, no? L'ho ripigliata e baci le ha viste tutte quante, solo che loro hanno, qui non riporto, infatti un'altra conferenza su questo argomento, ho riportato tutti quanti gli iscritti e se vogliamo la possiamo fare un'altra volta eventualmente, di tutti quanti questi libri, uno vedi fuori, non so se vedete sotto le cose, i numeri, eccolo, questo qui per esempio che era un'edizione della UDET, che non è quello del liceo porta di meno, ci sono 15.389 versi, e invece sulla maggior parte ce ne stanno, lo ritrovi, ne stanno altri molto, ecco, 9.000 taroccati. E perché taroccare proprio la parte principale? Hanno taroccato questo libro settimo dal verso, mi pare, 284-85, che porta 200 versi più in là, il vento che gli dice che Enea arriva sul Tevere, vicino Roma, si ferma e manda in giro gli ambasciatori a vedere come, e questi vedono alte torri e ricchi palagi. Ma come? Se li vengono finiti dal BBC erano tutti quanti poveri pastori vaganti, come facevano a fare le torri e nobili palagi? Poi va avanti, vede che stavano nel regno dei feroci latini. E alla fine parla della reggia di Laurento, perché prima di Roma ci stava Laurento, non era Roma la capitale. Vabbè, i piceni stavano anche più là. Vabbè. E lì
la legge di Laurendo, e c'era anche, oltre che le rappresentanze, le robe, i convivi, questa roba lì così, che mangiavano i capretti, perché erano più fini, non mangiavano niente, mangiavano i capretti. E poi parla di questo museo in cui ci stavano anche le prore delle navi prese ai nemici, oltre tutto quanto l'altra roba, e la statua di Pico con vecchio pioppo con la verga, è rimasto, dipendeva da quella roba lì. Quindi queste, però, sarebbe opportuno parlarne una per una, in modo che uno vede come hanno cancellato e perché hanno cancellato. Poi mi sono messo a vedere perché hanno cancellato, sono scordato di pigliare i libri. No, l'Eneide c'era 9. Uno te ne regaliamo adesso. Alla fine della conferenza c'è un Eneide per te. È una sorpresa. No, però vediamo, perché da quello che ho visto io pensavo, dico, qui è stato Mussolini, che per dare l'importanza a Roma fa diminuire tutta quanta sta roba. Invece al mercatino a Fermo ho trovato un libro del 28. Sempre della UDET. La stessa taglio, l'impostazione era uguale, questo del 28. Lì c'erano tutti i versi, dal primo all'ultimo. Però perché attualmente rimane questa voglia di non far capire com'era la storia vera e propria? Perché se ne porta avanti queste tutte quante corbellerie grosse come le case? L'ultimo che abbiamo scritto è quella lì. Ti dica la storia ufficiale, dice che i Piceni erano stati popolato dai Sabini che, guidati dal Picchio, venivano qua giù. Ma se il Picchio era ed è sempre stato un animale stanziale, ci vuole tanto essere imbecilli a pensare che poi sia stato quello, piglia l'aquila, piglia l'altro animale. Però hanno preso quello perché dopo Pingo con l'Epigene e se fuori tutto quanto, va bene, andiamo avanti, non la facciamo lunga, se no dopo finisco pure il lavoro. Ah, e questo Cicerone era il pane mio quando andavo al liceo, prima di fare il compito in classe di latino, io mi leggevo Cicerone, poi dopo quando c'era la tradurlo, la professoressa gli faceva, ma qui non è così? Perché? Perché certo così, ma non mi suona, perché era armonico anche, se voi andate a leggere con minimo di passione, era eccezionale. E comunque diceva le cose giuste, che poi rispettasse un tipo di discorso, il latino, diciamo in italiano. E invece, no, fare luce, cioè, bisogna, no, questo ognuno difenda quello che crede. Ci sono, infatti, c'era libertà di pensiero anche allora, c'era. Ma noi preferiamo quelli che sono attendibili, e questo è Picchio, non è attendibile in modo che... Quindi poi dopo il resto che dobbiamo, secondo me, dobbiamo studiare molto di più i Piceni, i loro re Pico, perché di re Pico ce ne stati due, non uno solo, uno nel 1500 a.C., uno nel 1300 a.C. Il fondatore anche di Laurendo era Pico, il vecchio re di Olivia, per cui dovrebbe essere quello. Poi dopo, primo il giovane, Pico il vecchio, Pico il giovane, e dei Picentini, di Picenzia. E a me mi hanno voluto pure come socio fondatore l'Accademia dei Pompei, perché qualcuno comincia a leggerlo anche fuori, ha visto questi articoli miei in cui porto avanti che non può essere che ti dicono tutti quanti che Picenzia sarebbe dove adesso attualmente sta Ponte Cagnano, lì c'è una città sotto che secondo... Nel Salernitano. Sì, Salerno. Sali, i Piceni chiamavano Sali, come mai c'è Salerno pure laggiù? Come mai intorno a Ponte Cagnano ci sta un paese che si chiama Pico? Uno Picinisco e uno Picerno. Quello che è ancora più interessante, non so quanti conoscono la zona di Sant'Angelo in Montano. Tra Sant'Angelo in Montano e Foglierone c'è il fiume, c'è il torrente Tifa, che va a finire nel torrente Salzaro, Etene, che va a finire l'Ete, poi Salzaro, poi Ete. Là c'è uguale, sul monte Tifata ci sta la stessa toponomastica.
Per cui ci stanno molte cose in comune con tutti questi territori. E vedete anche il linguaggio, anche Dionigina di Carnasso, un altro libro, se spassiona l'antico, andate a leggere il libro di Dionigina di Carnasso. I tecnici per loro dovrebbe essere una sciocchezza trovarlo, per me è una fatica. E l'ho trovato, e Dionigina di Carnasso ha scritto una ventina di volumi sulla storia di Roma. Non si trovano tutti, ma il primo si trova. Sul primo volume parla quasi esclusivamente di questa roba, dell'arrivo dei Pelagi, che si rallaccia con il corrente dell'Ariatico, che vengono qui e addirittura lì vicino dove stava prima il capitale dei Romani, si chiamava Lista all'inizio, che sta vicino Rieti, lì fanno anche addirittura la pace tra i Pelagi, che erano andati via perché non bastavano terre comuni per sfamare tutti. Qui da noi altri, le comunanze agrarie, che sono terre comuni come erano quelle laggiù, e è rimasto in piedi. I Piceni sicuramente non fortificavano i territori, ma costruivano un'altura, e quando è arrivato i Pelagi ha costruito pure queste scarpe, gli ha fatto da fuori. Quanti paesi troviamo qui negli anni sul collino, la montagna, con i mattoni fatti per traverso? Mi dispiace un pochettino, che sono una pallora a loro, abbiamo portato avanti questo discorso. Se andate a Loro Piceno, voi andate per il centro, dalla periferia, c'è una stradetta che va su per andare al centro, c'è quel castello magnifico. Dove sono caduti i mattoni si vedono le pietre megalitiche. E i Pelagi erano quelli delle mura megalitiche, avanti in altre, via. Però ognuno ci vuole apparare Sant'Agostino. Scusa Nazareno, quando sarebbero arrivati i Pelagi? Sarebbero arrivati 80 anni prima della guerra di Troia. Questo dice Dionigena di Carnasso, io non c'ero, non posso dire se erano le Pelagi. Nel XII secolo. Dionigena di Carnasso non era uno insensibile, infatti dopo troveremo, vedremo pure qui, qualcuno l'ha portato, Pico Prisco, Pico il Giovane, poi troviamo Fauno Prisco, Fauno il Giovane. Fauno erano quelli Prischi, erano quelli che stavano a Lista, vicino a Rieti, dove ci sta, come si chiama quel paese, sono andato a vedere, dopo sta pure una fotografia. Vabbè, comunque, se non crediamo alla storia, almeno i cattolici devono credere a Sant'Agostino. Che Sant'Agostino ha scritto questo libro, che è interessante pure questo, andate a vedere, perché la città di Dio. Io prima la via Suburra lo sapevo, dico, ma sarà una questione di riferimento, religione, eccetera, così. C'è anche un riferimento di religione che è molto attuale, perché discute, Sant'Agostino discute con un pagano, e gli fa: dove stavano i vostri dei a cui facevate i sacrifici, le donazioni, eccetera, così? Quella volta che a Roma nevicò così tanto che i mucci di Tevere rimasero nel foro per 40 giorni e il Tevere ghiacciò. Cambiamenti climatici, questi qui, quelli che erano. Più Dionigina di Carnasso, sempre se lo vedete tutta roba lì così, sul quel primo libro ci trovate pure che dice che effettivamente dopo la conquista che fanno i Piceni e i Pelagi che arrivano fino giù in Calabria, tutto quanto, pieno tutto quanto i territori, gli succede una calamità con i morti, pestilenze, eccetera, così, un macello, e pensavano che era il castigo degli dei per quello che avevano fatto. E lì ti dice tra le altre cose effettivamente che o le femmine non partorivano, in generale maschi e uomini e animali, o se partorivano non valeva la pena di curarli. E la siccità era paurosa, non cambia niente, e addirittura dice le frutta cadevano dalle piante senza maturare. Quindi quando parliamo, cioè facendo la storia dovrebbe servire pure per fare un pochettino di singantati a tutte le informazioni che ci stanno alla televisione. Ah, questo è il secolo d'oro, va bene, no? Dice il Sant'Agostino, se chi non lo vede là, lo vedo male pure io, con l'ombra. Sicuramente da essi, cioè il regno degli Argivi, il coso, stava morendo e fu trasferito a Migenia. Agamennone ne fu il re, quello di Laurento cominciò a stabilirsi con Re Pico
erano già e stavano già in Italia quando è venuto i Pelagi. Da essi sono scesi più sicuramente i Romani, e citando Virgilio, perché Virgilio riporta che la questione di Saturno che imparò alla gente a concimare i terreni. Voi immaginate quei periodi senza trattori, senza niente, eccetera, così. La terra per forza delle cose diveniva infruttuosa. E invece se tu ari e metti il letame, perché ci prendi usare il letame per concimare i terreni. Quindi con 100 metri quadri mandi avanti una famiglia, quelli che hanno l'orto di casa, no? Lì piccoletto, e hanno insegnato a questi popoli selvaggi a concimare i terreni. E quando hanno visto questo miracolo, che succedeva che la riproduzione era maggiore, lo fecero dio dell'agricoltura. Quindi i dati ci stanno tutti quanti. Andiamo alla prossima. Sì, sì. Ah, questo è lo stesso, ma degli imbrogli che ci fanno. L'imbroglio che ci fanno, che io questo l'ho preso da internet e da Wikipedia addirittura, quindi ancora meno credibile, che il Mesolitico è delle 11-10.000 anni prima di Cristo. Poi dopo le epigeni nascono invece nel 9 secolo, 900. Perché? Perché nel 900? La spada, eccola questa qui. Perché nel 900? Cioè, queste creature che portano avanti. Questa qui l'ho rifatta io, su una riproduzione, prendendo le misure dall'osso e dall'osso, no, da, come si chiama, professore di Bologna, quando ha preso, hanno fatto i geni popolo d'Europa, la maggior parte di. Naso. E quando hanno fatto quel popolo d'Europa, l'ha fatto questo Alessandro Nasso, una persona gentilissima, per carità, che ho avuto modo di combatterlo, anche qua con la Macaira. Però ho avuto articoli miei. E un riconoscimento. Questo ha fatto un libro stupendo, in italiano e in tedesco. I 10.000 e tanti reperti che partiti dal Monte Giorgio e andati a Iena si sono salvati tutti, tutti. Se voi andate a vedere i censimenti delle robe che date a Ancona, ci avete qualche delusione, e riporta questa spada. Quando aperta questa spada, vado a vedere i costi a fare la riproduzione in scala. Certamente questa qua è più piccoletta, l'ha fatta artigianalmente, ma la misura e la forma è quella del Gaio Romano. E invece le tasca, quello del Museo del Cotroico, è un professore che si questa era in bronzo originariamente, è un grosso esperto di bronzi, e anche su a Cotroico hanno trovato una spada simile a questa, mezza rotta, e lui l'ha fatto la notazione dicendo che a loro è del bronzo, era del bronzo finale, quindi 1000 avanti Cristo lì per torno, mentre ci sia a Monte Giorgio questa spada di Monte Giorgio eccetera così, che è del bronzo medio. Bronzo medio che abitavano un'altra volta nel 1500, quando c'era questo repico. Per fare repico di tutta quanta nell'Italia centrale, grosso modo, non era uno sprovveduto qualsiasi. E questo qui lo stesso, dicono 900, ripeto, 900 fino a 400 avanti Cristo. Allora, come la mettiamo? Io agli scienziati gli domando. Bollenza, Tolentino sarebbe, qui è Tolentino. C'è questo Palombo con il grande importante che non è considerato. Pieve Torina e Serra Sanguinico qua su. Questi tutti quanti dei reperti che hanno trovato del Mesolitico, il 10.000 avanti Cristo, almeno 10.000 avanti Cristo, quindi non è il 900, il 600, eccetera, così. Poi non poteva essere soltanto una piccola zona di Osimo e Moglie. Era tutto quanto il territorio più o meno omogeneo. Quindi dategli fiducia a quelli, però per carità, io mi permetto il dubbio, ecco la spada. Un attimo, facciamo riposare il nostro relatore. Cosa ci sta dicendo il Nazareno? Che l'Adriatico è stato un goccio d'acqua, così, ecco. L'Adriatico è stato non un mare che divide, ma un mare che unisce la costa dalmata. Non per colpa sua.
Sì, certo. Ma vediamo pure perché. E la costa dalmata sembra lontana, ma in realtà è vicina. E poi entrerà più nel dettaglio delle correnti nella seconda parte del suo intervento. La popolazione dei Piceni, che sono la popolazione che ha abitato le Marche, l'antico Picenum, prima dell'arrivo dei Romani, quindi ecco perché il titolo Adriatico e culture pre-romane, sono più antiche di quello che la scienza ufficiale, la soprintendenza, che noi abbiamo avuto a che fare con la soprintendenza per l'anfora che vedete qui vicino. Dicevo, fino a pochissimo tempo fa, diceva che i Piceni erano del primo millennio avanti Cristo, 900 avanti Cristo. Adesso, per fortuna, con un convegno che c'è stato quasi durante il Covid, è stato retrodatato almeno al secondo millennio, 1200 avanti Cristo. I ricercatori locali, non soltanto il nostro, ma altri che abbiamo ospitato anche in passato, cito soltanto per esempio Medardo Arduino, che abbiamo avuto qualche mese fa, Civita 90, hanno sempre detto che erano più antichi. Ecco perché in quel grafico di prima il nostro Nazareno Graziosi sta dicendo: ma come mai ci sono attestazioni più antiche del secondo millennio avanti Cristo, 1500 per dire, e invece la scienza ufficiale ancora parla di 900 avanti Cristo, che sarebbe il primo millennio. Adesso gli archeologi, i professori delle università si stanno piano piano adeguando, e quindi in soldoni, e riprende adesso Nazareno, sono arrivati prima gli studiosi locali a vedere queste cose che non portavano nella cronologia, e adesso piano piano quelli che per decenni hanno scritto libri, tenuto conferenze, lezioni all'università, stanno facendo con cautela marcia indietro e stanno retrodatando anche loro questi arrivi dei Piceni. Ricordate che abbiamo dando dietro, perché effettivamente in Italia magari tu non trovi nessuno che ti dice: vieni a parlare gratis, se non voglio il libro, non è che vengo a vendere il libro come fanno tanti. Io vado lì, poi dopo questi discorsi qui io li facevo nel 2015-2016, anche a San Claudio di stare reperti, quindi l'ho fatta ieri avanti ieri, qualcuno venne dietro. Però facciamo, io tante volte l'ho detto, facciamo le cose coordinate, non andiamo a fregare addirittura lo scritto anarco che te l'ha fatto prima, è capitato spesso, quindi avanti. Quindi vanno viste un pochettino con cautela, perché per esempio un'altra cosa che io ce l'ho pronta sul tavolino, ma non un meccchietto che non ce lo mando, perché trovo una cosa, ne voglio trovare un'altra, poi ne trovo un'altra, tutte quante collegate, e non, quando cominci a cercare, ho le macchine, le moto antiche, sono due anni che stanno in garage senza manco uscire da casa. Ecco, il discorso, il re del Lazio. Ma io vado a trovare, io sempre gente un pochettino antica, meno consuetudine, perché adesso io li capisco pure gli scienziati, i professoroni che stanno in giro, mica è colpa loro. Loro hanno imparato la poesiola e devono raccontare la poesiola. Una volta che l'hanno raccontata, gliela scrivono e non si possono rimangiarla. Se scrivono per caso la verità, è facile che la carriera se la sognano, come succede anche per altri campi. Allora, in sintesi, non coprire l'immagine, se no non si in vede. Sintesi, Pico Prisco, se dicono 2453 la storia della creazione del mondo, che sarebbe 1551, Pico Prisco. Avanti Cristo. Ma oltre a questo qui, ci sta un'altra cosa che va considerata. Perché l'Università di Pavia ha fatto le ricerche nei territori nostri, fatto la ricerca con Radio 14, e esce fuori che ci stanno reperti da 4.000, 4.200, 3.000 avanti Cristo. Più capito quello che dicono loro, che in un certo momento, improvvisamente, il Piceno esplode, non si capisce perché. Venerdì sera stavo a un convegno, lo stesso, una professorona, che stimavo tantissimo, e te fa tutto quanto, qualsiasi reperto che sta qui da noi altri, o è greco o è etrusco, o è greco o è etrusco, nostro non c'era niente. Ma dico, se a Belmonte Piceno, perché la civiltà si svolta sugli fiumi, è Potenza, Chienti, il Tenna, quell'altro tutta roba un pochettino di meno, perché non considerate un pochettino più avanti, no?
niente da fare, eppure quelli lì, va via, ha fatto, ha scritto questo qui. Ma l'ho trovato per caso su internet, ma nessuno lo pubblica. La roba nostra, andandosene accorto, anche il direttore era la segretaria personale della Rucola, quella del costo dei Rimini, e parlavamo spesso, ma con me il Rubicone, perché aria gli attraverti sul Rubicone? Perché non perché? Mi ha chiamato, hai visto la posta? No, e c'è a Pesaro, hanno trovato, quando volevano fare il monumento a Fellini, volevano portarci la prora del costo della nave, no? E andiamo a scavare, che ci hanno trovato? Una piga romana e un guerriero romano. Allora come fai a restringere il territorio fino a qui? Più dopo, se non mi scordo quasi, dico, perché Vigeni, le Marche? Vigeni, sì. Perché? Perché dico lo devono nascondere? Perché a Belmonte hanno sacrificato il padre, il duce lo chiamavano, che non era Mussolini, vabbè, era un pochettino prima, con sei bighe, e una biga femminile addirittura, come ci sta andando a questo umano. Ma perché Virgilio, se dirigete Virgilio, troverete la Vergine Camilla, che era una guerriera a cavallo? Vedete le bighe, porta, vedi, Virgilio va rivisto per bene e va criticato per bene, effettivamente. E lì la biga, avessi una biga allora, sarebbe come avessi una Ferrari. Chi è che seppellisce il padre con sei Ferrari? Ammesso che lo suppliva, sì, evidentemente ce l'aveva i soldi per comprarsene altri 10. E evidentemente c'è una stata fabbrica delle Ferrari. Per cui non può essere che è nato nel Novecento. Cioè, ci vuole, buon senso ci vuole, perché questi qui vari cose. A questo l'importanza del collegamento tra la costa italiana e la costa greca, la greca. Perché il mito di Fedonte? Per chi non lo sa, Fedonte era il figlio del dio Sole. Allora il cugino, per fargli il dispetto, gli va a dire, dice, ma guarda che tu non è vero che stai, c'è parso parlare in italiano locale, così non è che ci stanno gli stranieri, no? Allora facciamo così, viene meglio. E dice, ma no, non è vero che sei figlio del sole tu. Come no? No, non sei figlio. E quindi più a parte va a trovare la madre e gli dice, ma so vero o non è vero che sono figlio del sole? La madre, sì, ma vado a domandare a tuo padre. Vado a domandare al padre, e quindi dice, sì, è vero, allora se è vero che sono tuo papà, che sono tuo figlio, mi devi fare un regalo? Va bene, ti faccio un regalo. Che regalo vuoi? Voglio portare il cavallo del sole, la biga del sole con la quadriga, no? Tutta questa roba lì così. Ma no, tu non sei capace, non hai fatto mai, non sei capace. No, no, mi hai fatto una promessa, ma devi mantenere, lui cerca di istruirlo un pochettino e poi dopo parte. Parte la quadriga, quindi i cavalli grossi pure per essere portati tutti quanti, tutto quel pavellone che scaldava il mondo. E parte, e questo con i cavalli, come capiscono che la guida non era legittima, si abbassano, si alzano, va a fuoco tutto quanto. Giove pietoso che gli manda giù un drone e l'ha fatto secco a cavallo. È cascato giù, dove è cascato? Sulle foci del fiume Eridano, dicono i greci. Ma Eridano lo chiamavano il Po. Ma un'altra cosa che va considerata. Quando è stato? Prima dell'ultima glaciazione del Worm o dopo? Perché se fosse la glaciazione di Worm, era qui da noi altri che cadeva. Quindi se la Grecia, la mitologia greca, c'è bisogno di ricorrere al Piceno, ci stanno eventualmente rapporti molto stretti tra uno e l'altro. Qua avanti che io dicevo, parla pure le rande sulle cose loro, un paio di volte, via. Questo ne abbiamo parlato. Quest'altra di Canasco, ecco, questo è anche l'importanza. Questo è molto d'attualità e andiamo verso la fine della conferenza, sì. Perché se avete visto l'ultimo Indiana Jones, che è andato al cinema in questi giorni, il quadrante del destino, il quinto episodio,
qui ti devi metterti proprio là, se no impalli l'immagine. Questo è un po' scuro, ma questo è il meccanismo di Anticitera, che film dicono Anticitera. Comunque a seconda dell'accento greco o latino. Questo qui l'ho scoperto 4 anni fa, non so quando l'ho scoperto. E abbiamo fatto una conferenza qua con l'arco, come si chiama, con l'osservatorio astronomico di San Delfino. E questo ha visto un sacco di cose pure, questo merita un discorso a parte, perché tra l'altro quello che non sappiamo, che non sapevo io almeno, è il fatto del 21 aprile nascita di Roma. Dove scappa fuori? Da uno di fermo. Lucio Taruzzo. Taruzzo, chiamava Runzio, Taruzzo e compagnia bella. Quello comunque ha messo a posto il castello dell'oro, questo qui sicuramente. Però fermo gli ha dato una viuzza che non ci basta nessuno. Loro vicino gli ha dato una traversa. Noi rispettiamo il territorio. Però invece quando gli americani. Quando invece gli americani stavano a fare la topografia della Luna, hanno trovato un cratere, come l'ha chiamato? Cratere di Taruzzo. Noi stiamo abbandonando la civiltà nostra, che ci potrebbe portare un sacco di interessi. Se gli americani, questi qui che leggono anche gli articoli nostri sulla rucola, e se divertono e vogliono che gli mandi anche accademia.edu, vogliono che gli mandi sta roba, loro sono appassionati, noi gli altri cerchiamo di nasconderlo. Vabbè, questo qui è lo stesso, l'importanza, vedete da poco. L'oracolo di Dodona. Non coprire le immagini, sarà là. Lo so, però come faccio? Metti pure questa parte. Questo ho fatto altre ricerche e li riporto sulle schede vecchie. L'oracolo di Dodona. L'oracolo di Dodona era quello a cui erano rivolti i pelaggi che dovevano fare per questa calamità. E l'oracolo di Dodona ha detto vai in Italia, e questi sono partiti. Dodona sta qui, Dodona sta qui e Dodona sta qua su vicino Rieti. E la stessa qui, a Dodona originale avvicinava una colomba donna con una colomba picciò, capito? E a posto è qua su a, questo è proprio il tempio di Pico Marzio, sarebbe detto in volgare. Perché il tempio di Pico Marzio lo avvicinava Pico con un piccio, e tutto purtroppo è l'analogia. Tu nella civiltà sta questa figlia, la vista sta qua, la vista stava qua giù, stata distrutta con l'ideologia di Carnassio, per cui ti dimostra che è vero il fatto che le cose, che i pelaggi sono arrivati qui e hanno conquistato anche la Campania. Poi dopo andati via, eccetera, così. Poi lì un'altra cosa interessante pure per lì, sui pelaggi e i terreni. Le Etruschi perché hanno pigliato Callanza? Perché sulla costa, tra i pelaggi, lo dice di un'isola di Carnassio, non lo dico io, dice che c'erano pelaggi e tirreni. I tirreni tornano indietro e conquistano le coste dell'Italia e sono diventati Etruschi. I pelaggi in sé per sé vanno verso l'Umbria, quindi troppo lunga. Va. A quest'altra un'altra cosa, tutto quanto con i discorsi di questo qui, delle correnti, tutta colpa delle tartarughe. Perché? Perché quando stavo là in servizio, io a parte non sono stato il parere che il veterinario, non perché non facesse il veterinario pratico, lo facevo addirittura, gli facevo anche l'agopuntura contro i comunisti, facevo questa roba di così, che è vera anche l'agopuntura. Voi pensate, l'agopuntura, Pitagora, la base di tutto è il numero. La base di tutto nella agopuntura è il numero. Tu il punto da colpire per curare con l'agopuntura lo trovi, se hai il fisico come quello del paziente, a un cun. Il cun è la distanza dell'ultima falange del pollice. E lo trovi lì così. Allora che facevo lì per tutte le circostanze di fare. Allora, se spiaggiavano spesso se tartarughe, che possono Giorgio, possono andare qui, spiaggiavano se tartarughe, i delfini, eccetera, così. Se se ne accorgeva qualcun altro della campagna di trascampare una mezza giornata, ma se si capiva la capitania di aborto, dovevi perdere un giorno, due giorni, il cavolo a questo, il cavolo a quell'altro. Alla fine abbiamo trovato una che su Carabaggio c'era una targhetta d'alluminio. Ma questa targhetta, tutte quante scritte in inglese, per il mio strogodo, però c'eravamo un vicino nostro che era in madrelingua inglese,
chiama un po', c'è come fare che sembrava il numero, abbiamo chiamato. Chi ha risposto? Un biologo del Caputo e Gol. Caputo e Gol sta nel Golfo del Messico, qui. E allora poi è arrivato al suo, questo l'ho fatto dopo, prima non avevo capito, no? Allora visto sta roba, cercato aiuto in regione che qualcuno mi aiutasse, perché se noi riusciamo a sapere che percorso ha fatto questa tartaruga, perché era con lo stomaco, l'apparato digerente completamente vuoto era, no? Quindi era morta di fame e ce l'ha portata la corrente. Se noi riusciamo a sapere come girano le correnti, se sappiamo che nel Golfo del Messico ci sta una pestilenza particolare, noi possiamo prepararci per tempo. E invece ho visto, mi hanno mandato a quel paese, per dire in barbaglia per parole. L'università uguale, e alla fine ho cercato da per me e ho trovato il costo, un opuscoletto, la Marina Militare. Questo è il discorso comunque, arrivato a vuoto, sicuramente ha seguito le correnti calde che è arrivata qui, quando era aperta però oscilla e carente probabilmente, poi è arrivata qui e poi andava qui, per forza viene qui, perché la corrente viene su e quindi qui si spiaggiava perché il mare è più basso, eccetera, per molti dei motivi. Va avanti. E questo l'ho trovato cercando, ho trovato la Marina Militare che aveva fatto queste ricerche. E allora la prima pubblicazione l'abbiamo fatta. Poi dopo mi è servita un'altra volta andare a vedere questa roba, no? Io sono tornato un'altra volta su internet, è andato a vedere la prima pagina, c'era scritto tutti i diritti sono riservati. Oh porco cane, dico, che fai qui? Allora ho chiamato all'Università del Costo, nel centro nautico di Genova, ho trovato tre gentilissime persone, la prima una donna pure gentilissima, diceva guarda io non ne so niente, poi mi ha passato un addetto, non sapeva niente manco lui, poi un capitano di vascello, e mi ha spiegato, diceva guardate, questo affare lì così, dico sì perché noi abbiamo fatto delle spese per fare tutto quanto questo controllo delle correnti, cerchiamo di rientrare. Mi ha detto, io già ne ho pubblicata una. E lei potrebbe averci a qualche rogna. E dopo ho detto, ma a me serve per motivi scientifici o per motivi sanitari o per motivi storici. Beh, faccio una richiesta, ho fatto la richiesta, gliel'ho mandata e il giorno dopo mi ha risposto tranquillamente. Mentre altri te le nascondono queste cose. Che ne sai tu, le correnti? Vedete, non so se vede da lì in fondo, non so dove posso vedere, si vede bene, vedete queste correnti? Qua perché tutta l'unica Slava, tutta la corsa verso Slava va verso nord, chiamiamolo così, e perché qui gira e viene giù? Perché questo punto qui è particolare? Perché sicuramente questo punto qui era quella prima l'ultima deglaciazione, c'era il terreno tutto coperto e quindi c'era un muschio di terra qui, quindi la corrente che arrivava qui era costretta a farlo giro e tornava indietro. Quindi il Piceno, in sintesi, perché siamo verso la conclusione, è una zona dove obbligatoriamente si va a finire. Ci viene da sola, perché tutti i legni qui sul mare, anche adesso voi vedete le legne, le zozze, venne tutto quanto qui da mare, gli urlaggi non ci sta niente. Perché fa sto giro? Ma qui gira qui perché c'è la fossa adriatica che dovrebbe essere in destra delle baste di Pescara, non so, Marinaro, io però più o meno da quelle parti lì. Lì era dove il po' sfoggiava probabilmente, che c'erano tutti i detriti. Poi quando il mare con l'ultima glaciazione si è alzato da 100 metri, lì passa, però il muro, l'acqua di volta gira da qua, avanti. Questo lo scrivo nel 2018, questo lo scrivo, però mi ha fatto piacere un pochetto che gli americani sono interessati e qualcun altro che qui nelle parti nostre lo copia e dice che l'ha fatto lui, io è paziente. Dopo un altro discorso, questo qui effettivamente, l'Adriatico è poco più dello stagno, non è un mare vero e proprio, no? Se considerate 100, 100, 1200, più qua su 200, fino a 40. Perché invece il Tirreno la media è 2000 metri di profondità con delle picche come a Ponza di 3785 metri? Quelle barchette di allora, di 3000 anni fa, come facevi andare a rischiare in quelle loro? Più non basta,
poi abbiamo quasi finito, vai tranquilli. Ecco, ma che succede? Se tu passi qui, vai qui, anche da prima ci stava, la salaria sta qui che va giù. Tu dovrai qui, pare fatto apposta, che scarichi dalla salaria e vai a Roma. Per questo esagero? No. Vai a Roma tranquillamente. Se non vai qui dalla Grecia, vai qui e è una passeggiata, su un mare tranquillo. Se devi fare il giro della Grecia e andare qua sotto, qui trovi giù, qui non si vede, ci sta la fossa tirrenica che è 3-4 mila metri in quello. Più Scilla e Carinti, non penso che le passavi con le barchette allora. Se fai tutto il giro per qua, stai messo ancora peggio. 5 vulcani sottomarini attivi, 11 vulcani sottomarini attivi, 2 e questo. E qua oltre la profondità del mare. Per cui è impossibile che siano abbastanti qui, cioè che qualcuno ci sia andato fuori discussione, perché anche Scillage ne parla, non è che non ne parla. Avanti. Ecco, questo ho fatto vedere la cosa, l'istituto delle cose, la direzione nazionale della protezione civile, l'ha pubblicato, io gli ho mandato la richiesta del pubblicato, non mi ha risposto, quindi cerchiamo di farla vedere poco. È lo stesso, dopo la tagliamo, perché se no ce ne dice in mezzo di barbiccio. E guardate che razza dei concetti. Non ci mettiamo uno smile su. Non te sa mai perché la guardiamo qui. Con la marina ancora non peggio. Censuriamo, perché... non ci siamo. Con la marina ancora peggio. Avanti. Ecco, invece di un metro che fa gira. La faccenda, fortuna nostra, è che Virgilio è nato là. Se l'avesse scritto qualcun altro era diverso. Queste tutte le opere che ha fatto Diomede qui da Magliani, e addirittura sulle Enee, se per cambio di legge, che chiede aiuto a Diomede Enea. Come si chiamava Romano? Turno, quando fa la guerra contro Enea, ha chiesto aiuto a Diomede che stava da ste parti a lavorare. Però ha fatto tutto quanto, Diomede ci ha preso, e Diomede, le isole dei Tremiti, no, si chiamano Diomede, i picciunacci che stanno laggiù, Diomede pure quelle. E in particolare è interessante un'altra cosa su Scillage, il Scillage che ha fatto il Portulano, il primo Portulano, quindi dei marinari, quelli che conoscete sicuramente. Scillage, dopo i Dauni c'è la gente degli Umbri, dice. Ricordarsi che il dialetto dorico umbro vuol dire temporale, quindi probabilmente qui erano gli altri, perché stavano tutti quanti abbastanza in alto? Perché dopo le gradazioni si preferivano stare in alto che in basso probabilmente. Con la città di Ancona, capitale anche dell'Umbria, quindi l'Umbria era molto grosso di quello lì, soltanto, non la definisce greca. Perché tutte le città che sono greche, da parte perché dalle colonie d'Ercole fa tutto il giro d'Italia, ancora non è una legge greca, infatti erano i Siculi stavano qui, stavano in Grecia, tutte quante si robe troppo lunga. Questa è dove era. Mentre Colucci la definisce, no, Siculi, quelli che antichissimi, però singoli antichissimi, dopo hanno confuso invece con i Siculi della Sicilia dopo, ma sono arrivati molto dopo. Questa gente, gli angoletani, venerò Diomede per i benefici ricevuti. A lui costruirono un santuario sotto il tempio di Afrodite Apopleia, cioè a San Ciriaco. Se vuoi andare a San Ciriaco, andate a vedere effettivamente, però quello è divertente, che gli scienziati ti dicono che effettivamente questa la tomba di Afrodite, la statua di Afrodite, fu messa sopra il santuario di Diomede. Quando è stato fatto il santuario di Diomede? È 300 avanti Cristo. Ma che cazzo loro ci viene a raccontare? Cioè, noi siamo troppo abituati a bere completamente quello che ci portano, ma molto spesso il veleno. Questa è l'ultima per dire i rapporti che c'erano tra tutti quanti queste zone. Era il mito di Marte, Fico, Marzio, Filippicelli, questa roba lì così, e quello di Cibele. Hanno le stesse caratteristiche tutte e due, per cui anche sulla mitologia più tarda ci stanno
delle anomalie da vedere, ma sarebbe molto più lungo farlo, penso di aver vanificato abbastanza, chiedo scusa. Noi ringraziamo il nostro relatore Nazareno Graziosi che ci ha cercato di far capire con dei riferimenti magari a volte un po' troppo dotti per noi che non conosciamo come lui, cosa studioso, tutte queste opere, ma ha citato tante volte Annibal Caro che il Piceno, le Marche, sono un punto per la storia antica romana e preromana importantissimo. Civitanova è un punto centrale delle Marche, è molto importante come sappiamo anche adesso, e noi faremo omaggio al nostro relatore di un'opera che lui forse c'ha pure in originale, questa è una copia anastatica dell'Eneide, così qua ci sono tutti i versi, questi sono 15.000 erotti, perché vi ricordo che Annibal Caro è il personaggio più importante di Civitanova, anche qui poco conosciuto. Sì, però ho capito che con queste circostanze sapete che fa svegliare qualcuno, mica che vuole. Vabbè, adesso gli amici del Moletto Medusa si sono acculturati, hanno preso degli spunti. Magari non tutto è stato sempre colto perché sono materie difficili. In sintesi è che le Marche sono il centro del mondo e Civitanova è il centro del mondo. Grazie. Angelo, non c'è un progetto reale.